tante volte, sapete com'è, nel cuocerla in fornace, qualche favilla vi rimane presa dentro. E scoppia, pam, come se gli tirassero una fucilata. Quattro onze l'ho pagato, ma causa gli voglio fare a quel fornaciaio maledetto, in pretura, in appello, in Cassazione. Gli voglio mangiare tutto, e quando mi verranno a dire il fornaciaio non ha nemmeno più... No. Che vuoi? E qua è? Chi c'è ora? Didema. E che vuole? Badi che di poche parole è un po' bispetico. E non usate neanche salutare quando vi presentate davanti a qualcuno? Salutate, è il padrone. Ha bisogno della mia opera o del mio saluto? Della mia opera, credo. Mi dica quello che ho da fare e lo farò. Se le parole vi costano care, perché non le risparmiate? Non lo vedete qua che cosa avete da fare? Sì, ma sentite, sanate questa bella giara col vostro mastice. Non lo fa vedere a nessuno il suo mastice. E che, ostia consacrata? Oh! Voglio sapere se la mia giara accomodata verrà bene. Così? Subito? Io credo quando vedo. Mi dia tempo. Vediamo cosa fa. Insomma! Sarà il mastice. Io mi sento venire una cosa qua. Gli occhiali! Pare una capezza. Credevamo fossi il mastice. Già, sa che credevamo che fosse. Guardalo, non ha premura lui. Beh? Verrà bene. Oh, finalmente, il tribunale ha emesso la sentenza. Ma vi avverto che del vostro mastice non mi fido. Ci voglio anche i punti. Oh, dico, che fate? Me ne vado. Massore porco, così trattate? Scannato miserabile pezzo d'asino, c'ho da mettere l'olio qua dentro e l'olio trasuda. Un miglio di spaccature col mastice solo, ci voglio anche i punti. Tutte così. Come così? Ignoranti. Sì, I punti. Senti. I denti della vecchia che digrignano e dicono sono rotta e accomodata. E ascolta a me, se questa giarra non torna a suonare come una campana col solo mastici... È inutile che ci fate la predica! Se tutti vi comandano i punti, è segno che a giudizio di tutti i punti ci vogliono! Che giudizio? Ignoranza! Ignoranza? Estardo! La giara è questa. Se vi conviene, bene. Altrimenti potete anche andarvene perché qui nessuno vi trattiene. Va bene. Facciamo presto, che a momenti viene il temporale. 3 mesi che non piove, 3 mesi! È giusto oggi che devo cogliere l'ulivo. Ma mi dia qualcuno che mi aiuta a reggere il lembo spaccato. La giarra è grossa. Tu, vieni qua. Avanti, aiutalo. E voi che fate? Al lavoro! Al lavoro, a scaricare nel magazzino! Tu, presto! È vero che l'ebbe in sogno la ricetta del suo mastice? Sì, in sogno. E chi le apparve in sogno? Mio padre. Ah, fu suo padre a dirle come doveva fabbricarlo. Mamma Lucco, lo sai chi è mio padre? No, e chi è suo padre? Il diavolo che ti mangia. Vergine Santissima Madre di Dio. Ecco fatto, regge qua. Ora aiutami ad entrare qui dentro. Ah, da dentro? E per forza. Se devo fermare i punti, bisogna che li fermi di dentro. Aiutami ora a prendere qua. Benissimo. Adagio. Piano, benissimo. Benissimo. A combaciare. Benissimo. Ah. Attiravo. Hai visto? Non si stacca più. Vai a dirla a tuo padrone. Dammi le tinaglie. Ma scusa, Zorima. Che c'è? È sicuro che potrà uscire da lì dentro? Pezzo d'asino, se sono uscito sempre da tutte le giarre. Questa non so, mi pare un po' stretta di bocca. Ci provi. Stupidaggine, ecco come si fa. Il braccio, tiri fuori il braccio. Ma insomma, ma
santo diavolo, che io non posso più uscire. Fate piano, per carità, fate piano. È tanto grossa di pancia e tanto stretta di bocca. Lo dicevo io, lo dicevo. Vediamo se piegandola... No, 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 è peggio. L'intoppo è nella spalla. Si capisce, lei abbonda da quella parte. E che vorreste dire, che sono gobbo? No, no, è che... Tu stesso hai detto prima che difetta di bocca la giarra. Come si fa ora? Lo so io come si fa. Prendi il martello da quella cassetta e rompi la giarra. Martello? Sì. Ma lo signoria è fatto. No, basta, è fatto per davvero. Che ti vuoi dicendo? Io voglio uscire. Io? 4 onze cosa? Tornalo! Dico di Dio! Giovina, sto pregando la buon'anima di mia nonna per voi! No, impiccati! No. Fammi uscire di qua! Prendi il martello e rompe la giacca! Che è ora che è suonata! E che vorrebbe tenermi qua dentro? Bisogna vedere quello che c'è da fare! Rompe la giara! No, la giara non si rompe! Non si rompe! Non si tocca la giara! Questo è un caso nuovo, non capitato a nessuno! O la rompe lei o a costo di rompermi la testa! La faccio rotolare quando... Presto, sella il cavallo! Sella il cavallo! Vado a raggiungere l'avvocato! Questo è un caso nuovo, ci vuole l'avvocato! Oh, intanto comincio col fare il mio dovere! Ecco qua, ecco qua! Queste sono 10 lire per il suo lavoro! Siete tutti testimoni! Io non voglio niente, voglio uscire, altrimenti rompo terra! Legatelo! Prendete le fugne e legatelo subito! No! Uscirete, ce lo dirà l'avvocato! Povero prima! Ecco, il cavallo è pronto! La cassa, te la scordi sempre! Come faccio a montare? Ecco la legatelo cassa. Forte! Legatelo forte, perché se la giara si rompe vi mando tutti in tribunale! Ma dove vuole andare, vossignoria? Chissà dove è arrivato l'avvocato a quest'ora? E vai al diavolo pure tu! E guarda che se la giara si rompe me la prendo anche con te! Lololo! Lololo, sta venendo a piovere! E ora che succede? Ma la gente, quasi mi ripagate! Si calmi, che piove! A te non ti posso sopportare! Io l'ho detto, non voglio avere da fare col vostro padrone! E se mi trovo qui è per voi altri! Si calmi, fra poco saranno qua! Oh, eccoli! C'è il padrone e l'avvocato! Avvocato o l'avvocato, io voglio uscire! Mi stai bagnando tutto! Lo sente? Lo sente, signor avvocato? Lei ride, ride perché non le brucia, ecco perché! Ma che cosa pretende di tenerlo chiuso là dentro? Ma non lo sa che questo è un reale atto? Già, è sequestro di persona! E chi l'ha sequestrato? C'è sequestrato da solo, c'è sequestrato! Ehi, vieni qua! Tu, via! Esci, esci! Venga qua, solo! Venga qua! Via, via, la terra è mia! È mia la terra! È mio l'universo! È tutto mio! Esci di qua! Chi va a venire a farlo uscire? Permettete che parli io? Sì, parli, parli! Oh, i casi sono due. Da una parte lei, Don Lolò, deve liberare quest'uomo. E dall'altra, voi dovete rispondere del danno che avete cagionato cacciandovi dentro la giara senza badare che non potevate più uscirne. E con questo che vuole concludere, signor avvocato? Se la vivi col fornaciaio che ha costruito la giarra stretta di bocca. E la gobba che avete ve l'ha costruita il fornaciaio? Per vostra regola, con questa gobba sono entrato e uscito da tutte le giarre. Come di porta di casa mia! Sono 30 anni che faccio questo mestiere! Avvocato, voglio uscire, va! L'obbligo vostro era di prendere la misura prima di entrare. Dunque, mi deve ripagare la giara! Ripagarvela piano? Ripagarvela come nuova? Ma se era rotta? Ma l'ha accomodata! E dunque è sana! Se la rompo per far uscire Zidima, non potrò più farla accomodare! E io devo perdere la giara! E allora Zidima dovrà rispondere per la sua parte. Parte! Che parte? Via questo ombrello, non piove più! Finalmente è uscito il sole. Aspettate un momento. Lasciami passare. Sì, sì. Venga, avvocato, perché se non c'è lei qui... Sentite, il vostro mastice o serve a qualche cosa o non serve a niente, d'accordo? Nel secondo caso siete un imbroglione. Nel primo, la giara così com'è deve avere il suo valore. Con me qui dentro? Ma no, senza scherzare. Così com'è. Così com'è forata come un colabrodo che vuole che valga. Sì o no, un terzo. Fu pagata 4 onze, un'onza e 33. Meno sì, più no. Valga la vostra parola. Prendete un'onza e 33 e datela a Don Lolò. Chi? Io? Un'onza e 33 a lui? Ma sia, signor avvocato, io ci faccio i vermi qua dentro. Questa è bella. Avete detto voi. Gira la carrozza che ce ne andiamo. Signor avvocato. Signor avvocato, cosa si fa? Ma se vuoi rimanere là dentro spontaneamente, Don Lolò. Non mi abbandoni, vossignoria, in questo momento. Non mi abbandoni. Avvocato, senta, avvocato, i vermi ci faccio qua dentro. Vi siete tutti testimoni.
Adesso è lui che non vuole uscire per non pagare quello che l'avvocato ha stabilito. Lei sbaglia. Non ci sto per mio piacere qua dentro. Mi faccia uscire e me ne andrò ballando ballando. Signor avvocato, non potrei citarlo per alloggio abusivo. E come no? Oh. Mandateli l'usciere con lo sfratto. Ecco 10 lire. Corra a comprare vino e pesce fritto. E peperone salate. E peperone salate. Faremo un festino. Abbia un po' di pazienza. Ancora un consiglio, avvocato. Ancora un consiglio. Lo lasci star lì tutta la notte. E vedrà che domattina sarà lui stesso a chiederle di uscire. Lei crede, avvocato? Dia bene, Don Lolo. Dia bene. Un consiglio, non si arrabbi, Don Lolo. Boccone, vossignoria. Ballano! Centro e Suzza! Il mulattiere! Che bella coppia! Basta! Faccio una partita! Una partita! Ma che vuole fare? Dove va? Via! Via! No. Ma dove credete di stare? La taverna? Questa è casa mia! È terra mia! Questa è casa mia! Via! Basta! Via! Andatevene via! Andatevene via! E tu, per l'ultima volta, vuoi uscire di qua dentro, sì o no? Rompe la giarra e me ne andrò! Ah, sì? E allora vai al diavolo! Madonna, carmine! Avete ammazzato! Avete visto come ci si perde ad essere permalosi e causidici? Buon senso nella vita insegna la vita.